Vai a 10. 10 punti, giusto? Giusto, bro? Sì, io 10 Enrico? punti. No, no, no. Aspetti, Nico. capiti. Sì, ma 10 punti. come 10? Dovevi essere a 13 io. Allora aspetta che mi sono perso una Allora, partita. conta. Allora, Coriba Smirko. Io che ho qua i nomi. Con Alex Wall ne ho persa una. E ne vinca Quindi uno 0 rigore. punti. Quindi sono Sì. 2 punti. 2. Poi con Riba Smirko ho vinto sia andata che ritorno. Quindi sono 6. Una che ho vinto Ribasmirco. 4-2 e una Una, doppia. 2-1. Giusto? Sei E tu. poi con Black. Boccacci una l'ho vinta secca, quindi sono 3 punti, e una l'ho vinta a rigori, sono 2. Quindi sono 2 più 6, 8, più 3, 11, più 2, 13. Ok, giusto. Quindi io sono a 13, lo scrivo a matita. Poi, Ok. Vabbè, ma tu non devi giocare più partite. Quello è il tuo punteggio. Ali, sì, io ho i 13 punti e ho finito. Ali che Ok. vuole, anche lui dovrebbe aver finito, perché manca Lui ha solo Robby finito. Smith. E ti dico i risultati e i punti. Allora, Rix Wall. La Tu Rix dimmi Wall la tutte le prima me la partite, dà qua. almeno. Allora, Beddi Capiddi, hai vinto ai rigori, quindi lui prende un punto qui. Ok. Un punto, sì. E poi ho vinto l'andata, contro di me Ha sono già vinto la. tre. E sono 4 punti. Ok, 4 punti poi. contro di te. Poi. Contro Vai, Riba dimmi. Smirko le ha perse tutte e due, questo me lo Sì, ricordo. le ha perse tutte e due 1-0, sia l'andata che il ritorno, quindi si ferma a 4 punti. Poi ne ha presi 3 contro Ciao Alex Boccacci. Ubani, ciao Geraldo. 3. Contro Boccacci va 7 e poi ne ha presi altri 3 contro Boccacci e va 9. Ah, ha vinto, sia andata che ritorno. Sì, 4-1 e 6-2. Quindi sono 3, 6, 9 più 1, 10. Quindi 10. E Ribasmirco e Boccaccio li lascio un attimo in sospeso. Ribas Oppure, Mirko, vi manca la partita, vi manca con la partita con magari Boccacci. dimmelo comunque, che io lo scrivo. Ok, ti scrivo, Sì, ti dico Ribas. Alex. Così scrivo il Ciao mio, tanto lo Marchese, scrivo a voglio un po' di schema. tifo stasera. Ok. Ah, io metto Allora. un pollice in giro nella mia live, C'è eh. la Ribas. squadra. Quindi Ribas Ribas ha Mirko. 6 punti contro Rix Wall che le ha vinte tutte e due. Ok, quindi sono 3 più 3, 6. Lasciate tutti i Poi like contro di me le ha ragazzi, perse vi tutte e due, quindi sono ricordo di 0. iscrivervi al Però ho 6 mio punti e basta. gruppo Criminal7Gamer Eh sì, canale, per adesso io ho visto AleBenio86 e questi Criminal7Crew risultati. su Facebook e a Dopo, Luca Pack, perché scusate. contro Betty Capiddi ha perso tutte e due. Con Queste due quella le ha vinte tutte e Marchese, andata e due, quindi ritorno e ho siamo a finito. 6. Sto a 7 Ok. punti, devo vincere. C'è poco da fare. Boccacci 95 quant'è? Boccacci 95, io c'ho. Una sconfitta e rigori con me, quindi già un punto. Reddy Capiddi, Invito Reddy Capiddi Benedetto a mandare il Boccacci. suo PSN per Sì, messaggio per con te ha confermare. perso i rigori e Quindi un poi. punto, e poi contro Alex Wall le ha perse tutte e due, giusto? Poi Ribas Mirko 2-1. Rixwall. Ecco, Ribasmir non ha giocato, deve giocare con Dai, Alex yeah, Wall. dai, Sì, yeah. tutte e Tutti a due. tifare per te, Gianca. Sì, Dai, quindi gira. un punto Boccacci provvisorio. Sì. Poi, L'ho gruppo fatto il B. capello, si vede? Gruppo B. E Gianca, Ok. ora stacca un attimo dalla live che faccio, guardo i gruppi. Poi, Vai, vai. Sì. dimmi. Se vuoi uscire dal party così, se lui deve parlare con la gente in live, almeno noi ci capiamo di più, dai. E Vai, vai, poi uscite, rientriamo raga. dopo. E poi Poi rientriamo Ale. dopo, Gianca. Va bene, va Risolviamo bene. qua due cose. Almeno dopo, Dai. Ale, voglio che semmai dopo la parte di partite parli un po' del torneo. Parliamo un po' del torneo pure dopo, Sì, ragazzi. tanto Gianca, noi 10 Ok, minuti tiriamo giù la classifica e poi ok. Vai, entriamo. vai, vai, vai. Dai, ok. Lo creo io il party, dai, Nico ti invito. Va bene. Ah, basta che esce Gianca, fa Ah, prima, poi. Ale, se c'hai il PSN giusto di Paperi Nick, se me lo mandi in modo che lo invito. Non ce l'ho, non ce l'ho io. PSN Qualcuno di che c'ha il Paperinic. PSN giusto di Paperi Nick, ragazzi? Chiedi a Dani che è nello stesso girone tuo. Io Dani non può ce l'ho, io ce essere. l'ho dei miei gironi. Chiedi a Ok. Dani se è lì in live. Allora, lo abbandoni tu il party, Bianca, così rimaniamo io e Nico e buttiamo giù due Va numeri. bene. Ok, adesso voglio dopo, tutti in live.
Allora, ragazzi, siamo qui aspettando di sfidare Benedetto Maccarone e dopo parleremo del torneo perché purtroppo, essendo anche il primo torneo, essendo perché delle persone hanno abbandonato, non per colpa assolutamente solo nostra, però mettiamo che è colpa nostra, il torneo sta andando un po' così. La prossima volta abbiamo già deciso di fare solamente 16 giocatori a eliminazione diretta. Chi capiterà farà andata e ritorno e basta, in modo che farà si conteggeranno come nella Champions League l'andata e ritorno, di chi ha segnato di più e di chi ha segnato di meno, e passerà chi vincerà direttamente ai quarti. E a noi è meglio che va così, si creano meno casini e le partite andranno molto meglio, secondo me. Vi ricordo l'appuntamento di domani sera alle 9:30, Super Bowl Opening di Criminal 7 Gamer. Spacchetterò 250.000 GP o 200.000 GP, dipende dalla gente. Se la gente non mi fa impazzire, spacchetterò 200.000 GP. Ok? Spero che sarete tutti presenti. Allora, vediamo un attimo se Benedetto. Eccolo, Benedetto. Se mi invia il suo PSN mi fa una cortesia. Ciao amore. Allora, a che ora domani sera? Alle 9:30, ragazzi. Faccio un Super Bowl opening da paura. E ovviamente vogliamo trovare le palle nere, cosa che da criminal ormai è abitudine. Forse non ho mai fatto un Bowl opening dove non vi ho portato la palla nera, quindi sta diventando un'abitudine prendere le palle nere. Aspettate, mi metto più qua. Mi vedete meglio? Ok. Questa è la squadra, ragazzi. Oggi partirà a titolare un certo Icardi e in panchina. Ciao Dani. E in panchina c'ho un certo Rashford trovato ieri con Carrasco. Vado a fare due pescate ieri. 20.000 GP, palla argento Rashford, palla oro Carrasco. Già l'ho potenziati come potete vedere. E beh, sì, domani mi deve sci Orninja o Cavani. O CR7, uno di tre mi deve sci. Speriamo che ce l'hanno un bel agente, perché hanno rotto i coglioni a darci agenti di merda. Oh, eccolo Pep, eccolo COD Clan. Sì, sono pronto a perdere con te, Benedetto, sono prontissimo. Intanto guarda la mia bella squadretta modesta che ti sfiderà. Adesso Stefano iniziamo, voglio un po' di tifo, perché devo fare andata e ritorno, devo cercare di portare a casa 6 punti per cercare di passare il girone. Quindi 6 punti essenziali sono. Lasciate tutti un pollice all'insù intanto, ragazzi. Oggi anche un'altra bella notizia, mi ha contattato un'agenzia inglese dove vuole che praticamente condivido i miei video. E mi allargherà la conoscenza del mio canale e mi pagheranno di più, insomma, per far conoscere il mio canale. Quindi, ottima. Ciao Dani Crescimone, ciao, ciao, ciao grandissimo. Ciao Emiliano. Dai Pippa, fammi vedere su. Emilia, me devi ti fa, non me devi cufa, me devi ti fa. Sono due cose diverse. Grande. Sì, c'è partita andata e ritorno, ragazzi. Mi sento gasatissimo stasera, gasatissimo. Quindi devo vincere, punto. Infatti dobbiamo sfoderare tutta la nostra bravura stasera per vincere. Grande Emiliano. Allora,
Mo' aspetto il PSN di Benedetto, almeno visto che sono due partite fondamentali, ho deciso di farla in live, questa andata e ritorno, perché voglio un po' di tifo, ragazzi. Bellissima notizia, ti auguro tutto il meglio perché sei un ragazzo serio. Grazie per le belle serate che ci fai vivere. Grazie Gerardo, non potevi scegliere parole migliori, cioè mi fai emozionare, grazie. Quando iniziate? Domani mattina? No, mo iniziamo, mia, state calmi, è arrivato subito, è entrato già a far quattro. Lo so che sei un quattone de Roma, però mo iniziamo, tranquillo. Eccolo. Paperinic P4, P3, R1, N1, K85. Mo vediamo. Ciao Angelo. Eh sì, fra un po' parlerò in inglese. Wash American Listing Cosa ne sono anciuso. Allora, aspetta. Vediamo se mi ricordo tutto. Aspetta, mo tu segna, se no. Ciao Tommy 80, grandissimo. Allora, niente, amo. Se puoi venire in secondo te a fammi vedere come è scritto, mo leggo. Mi pare di averti aggiunto. Allora controllo un attimo, Benedetto. Se ti trovo, ti invito. Allora, intanto ti ho invitato nel party, mo ti invito. Ti invito nella stanza, Benedetto. Bravo, bravo il marchese, sono gli inglesi che devono cominciare a imparare l'italiano, perché i veri youtuber sono solo italiani. No, no, a posto, ci stai, Benedetto, mo ti invito. Ti ho invitato nel party, se ti metti un paio di cuffie anche del telefono ci sentiamo in live. Il favorito del torneo, a mio parere, mi espongo. Non lo dovrei dire, ma mi voglio esporre. Ce ne sono due. Uno è Ale Benny, secondo me, il mio grande Quella, socio. eccomi qua. Uè, grandissimo, che dici? E sei pronto a sfidarci, sì? Vabbè, quello è il gioco di PS, non sei tu. Che ogni tanto sbroccano i server. Guarda, io oggi stavo alla divisione 2, sono passata alla 4 perché il computer ha deciso di farmi perdere le partite importanti. Dopo 5 vittorie consecutive mi ha fatto perdere le due partite che dovevo passare praticamente. T'ho invitato, eh? Thomas Turbato, ciao a tutti. Ciao Thomas. Thomas Turbato, dai. Non cominciamo con i fake, raga, perché sennò vi blocco, eh. Dai, andiamo in fake.
Non mi vado a rega, io pensavo solo Black. Se ci sei Black Tiger. No, stanno impicciati tanti, dai. Eh sì, è un fake, ma... Ciao Luca Pac. Vabbè, guarda Thomas, io non ti blocco. Se sei uno che dai fastidio al canale, giuro che ti blocco e non entri più però. Se sei qui per portare con, diciamo, gioia nel canale, va bene uguale. Beh, è vecchissima sta battuta, Angelo. Sì, no, finché non dicono cazzate rimango, non è un problema. Ciao Luca, ti sponsorizzo come ogni video e spero che anche tu lo farai. Ma hai accettato l'invito, Benedetto? Sì, sto entrando, sono in caricamento. Ok. Io intanto mi faccio la squadra. No, Vai, vai. Deve fare troppo forte. Luca Pacca non ha partecipato. No, è che la mia non è che la faccio, è forte, hai capito? La mia è proprio forte, non mi posso lamentare. Beate a te. Perché la tua com'è, scusa? Insomma, c'ho qualche palla nera, però mi manca un fuoriclasse in attacco. Insomma, un po' mancante in qualche reparto, però vabbè. Non Non te gioco puoi lamentare, dai. moltissimo. Diciamo che non te puoi lamentare. No, vabbè, dai. Non è scarsissima, però rispetto alla tua la sto vedendo. Sì, è una bella squadra la mia. E calcola che domani prenderò altri due palloni neri, perché domani ci sarà un grande ball opening in live di Criminal7Gamer. Eh sì. Porterò, se mi piace la gente, spacchetterò 250.000 GP, se no ne spacchetterò 200.000. Poi non so se te mi Sì, segui pure sui ball opening, Benedetto. qualcuno me lo guarda ogni tanto. Mi sono fatto ogni ball opening una media di 2-3 palle nere trovate. Quindi c'ho un mazzo tanto, come si dice a Roma. Sì, ho visto. Basterebbe la metà del tuo culo per farne una squadra, amici. Iscrivetevi al mio canale, ragazzi, DaleBenny86 e Criminal7 e Luca Pac. Quindi voglio un po' di tifo. Ti do tempo di farti la squadra. Intanto mi fumo una sigaretta, Benedetto. Ok, poi iniziamo subito la partita di andata. Va Va bene? bene, va bene, fai, fai. Sì, Luca, più o meno sì. No, ma più che altro noi facciamo questi tornei per divertirci. Ci stiamo veramente Sì, no, ma infatti, divertendo. figurati. E stiamo veramente cercando di portare qualcosa di bello nel canale per la gente e per noi che siamo appassionati di PES. Tanti, purtroppo tanti non lo capiscono, non si divertono, cercano solo di offendere o di Sì, sfottere chi. vabbè, lasciali perdere, che te ne frega. Angelo, io sto giocando in divisione da un po'. Vabbè, ma la pro Amedeo. Oh, Amedeo, amico mio, ciao. Perché ti blocca Luca? Per questo non ho messo video questi giorni. Ah, ok. Infatti mi pareva strano che te non mettevi video. Copyright. Ah, ti hanno bloccato il canale, no? Tanto ragazzi, 18 persone, iscrivetevi al canale Porto PES 2018 a 360 gradi, Ball Opening, Divisioni, RT21 e coppe insieme ad iscritti, partite contro iscritti e anche tornei da adesso. Ma Quindi come di solito iscrivetevi. non ti piace. Vai, va tranquillo, Benedetto. Conosci PES Italian Bar e Diablo Dex?
PES Italian Bar sì, Diablo Dez no. Non mi interessa conoscerlo, sinceramente. Qualcuno suppone che la gente ci sarà domani. Allora, domani, Tommy, secondo me metteranno il 18 gennaio, vi do subito l'anteprima, ci saranno le leggende. Quindi domani, secondo me, mi aspetterei un qualcosa che non fa schifo, perlomeno quello. Poi, secondo me, metteranno, spero, metteranno gli agenti speciali Inter Milan, il derby, almeno mi spacchetto sti 250.000 GP. Allora, intanto siamo entrati, mo parte la sfida, ragazzi, voglio un po' di tifo, eh. Tanto c'è anche mia moglie che mi tifa. Io lo metto a destra, Girardo, mi frutta molto di più. Ah, ti sei preso un cocktail, amo? 20 persone, iscrivetevi al canale e lasciate like, ragazzi. Sfodererò la mia super divisa. Vediamo se mi porta fortuna. Perché Sané, Gerardo, c'ha un grande tiro. Quindi sfruttalo. Rientra e tira che c'ha un grande tiro. Oggi ho fatto una mini shoppata da 10 euro ed ho trovato la Ingolan. CR7 e Cavani. Dai, Tommy, non ci credo. Non mi dico così che rosico. Davvero Tommy, cioè col mio metodo. Non mi dico così che me ne vado. Beh, dopo che ci hanno fatto aspettare questa gente de merda che non ci hanno messo, spero che ci mettono una gente buona. Tre persone in live aumentano sempre di più per questa grande sfida. Eccomi qua. Vai Benedetto, sei pronto? Sì, sono pronto. Parte la prima partita d'andata. Speriamo che facciamo bella figura tutte e due. No, più che altro speriamo che non faccia una figuraccia io. No, no, Benedetto. Gomorra, Jenny Gomorra, buonasera. Ciao Jenny. Dai, Gennaro. Jenny la carogna, diceva quello. Parte la prima sfida di andata contro Benedetto, detto Paperinic 85, ragazzi. Spero non mi partano bestemmie come al mio solito. Speriamo di no, dai. No, sbagliato. Andiamo se una svegliata, raga. Già vi vedo che siete mosci, va bene. Dai. Bravo. Dai, Neymar. Stai a farite, Neymar. Stai a farite, Neymar. Ops. Cavolo.
No. No. Ah. Subito, in vantaggio, benedetto. No. No, sotto, cacchio. Ederson. Non ci credo, non ci credo, raga, non ci credo Messi che ha fatto. Non ci credo Messi cosa ha fatto. Si è mangiato subito il gol dicendo tranquillo, pa non passi. Bravo. No, lasciate perdere che si è cagato Messi, non me lo dite che si è cagato Messi. Ma i miei stanno dormendo? Niente, i miei stanno dormendo ragazzi, i miei stanno dormendo. Inizia e finisce male questa partita, ve lo dico io, i miei stanno dormendo totalmente. Dai. Sì, poi mo deve dire sto metodo che mo non sto a seguire, ca. No, c'è qualcosa che non va, i miei non corrono. Cioè, se è finita il mio, sono morti, so. Cazzo c'hanno. Capita, capita. Che sembrano rincoglioniti. Sì, ma non, cioè, boh, vabbè, tutt'oggi che mi fa così. Niente. Dai, per Dio. Dai. Ma che è sto passaggio di merda? Niente. Guarda, raga, che cazzo vi devo dire? Non mi giocano. Che dopo? Diciamo che Benedetto fa un gioco che io soffro più o meno. A me piacciono più i giocatori che sono sprontati, che attaccano. Lui gioca molto a girapalla. Mi mettono in difficoltà questi tipo di giocatori, ecco.
Niente, mia, poi mi sbagliano i passaggi, è finita così, raga. Niente. Ha giocato con qualcuno ieri, Benedetto? Sì, non mi ricordo, ho perso due partite, tre partite ho perso, non hai ricordo. Con chi hai perso? Aspetta, ma non mi viene in mente. Non mi sto ricordando, sto concentrato. Vai, vai tranquillo, mo dici dopo. Niente, come sbagliano tutto, regà. A me mi sbagliano tutto il dio oggi. Mi sbagliano tutto il dio dei passaggi. Che vedevo di? Dico il dio per non dire un'altra cosa, ovviamente. Niente, mannaggia roba. No, guarda che ha fatto questo. Questa l'ho persa, sicura a palla, non la potrò mai recuperare questa. Benedetto Zozzone. Sta cosa non l'ho capita di tacco, ragazzi. Guarda il mio che va vuoto, che spettacolo. Dai, ma che è sta cosa? Tacco di rigore. Oh, raga, i miei sono lentissimi, raga. I miei non si muovono, ragazzi. Cioè, i miei non si muovono. Io non gioco così, ragazzi. Non è la mia squadra. Niente, vabbè, dai. Sono uscito, raga. Sono uscito dal torneo, ve lo dico ufficialmente. Se giocano così prendo un'altra zuppa pure dopo. Ma che cazzo aspetti a tirare? Di testa due volte c'è nato.
Mamma mia, mi credi che non hanno, cioè, proprio handicappati? Mongoloidi Sì, proprio, non l'hanno giocato. come ieri sera fino a poco fa. Cioè, proprio, boh, Inverosimile, non c'ho parole, ti giuro, se giocano così. E vabbè, che te devo dire? non me Complimenti, l'aspettavo. complimenti Sentivo Benedetto. questo. No, tu hai giocato bene, ma i miei non hanno giocato. Ho Cioè, visto. 10 tiri a 2 ho fatto in porta. Andiamo bene, e perdo le partite. Vau, succede, che devo fare? Tanto questo torneo è nato così ormai. Quando facciamo un altro. Sì, no, ma vorrei che almeno mi fa giocare. Tutto qua. Non voglio vincere per forza, ma almeno che mi fa giocare come gioco io. So, io se non, se non mi gioca la squadra, poi sono rosicone purtroppo. Che devo fare? Rosico, perché poi se non mi gioca, rosico. Guarda, se vuoi dopo si sfidiamo, Jenny. Va bene? Pure perché sennò tanto non troviamo mai tempo per giocare, quindi ci sfidiamo dopo. Mo devo fare ritorno con lui e poi dopo ci sfidiamo. Intanto iscrivetevi al canale, ragazzi. Visto che quella divisa mi ha portato Iella, metto quest'altra. Sì, ma fidati, non mi correvano i giocatori. Cioè, non hanno corso i miei giocatori, mia. Io conosco la squadra mia, eh. Lo so come va. Va a manetta di solito, pressing a 2000. Poi lui ha giocato meglio, Benedetto, nessuno te leva il merito, Benedetto. No, 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 tranquillo. Grazie, Jenny. Oh, è mia, ma sei proprio dalla Lazio, Teo. Dai, voglio vedere se mo me giocano, dai. Infatti, vediamo. Voglio vedere se è proprio Benedetto che è forte o so io che sono diventato una pippa. Sono dell'Inter io. Cioè, guarda che dai, raga, guarda che se magna anemia, raga. Ditemi che è normale, dai. Grande Seccato. Jenny. Ditemi che è normale, va, che se mangiano un sigo. No, no, avvicino l'ho dato. Ma l'ho data davanti. Ah, raga, ho tirato, non mi ha tirato, raga. Ho tirato, non mi ha tirato. Cioè, io voglio pure uscire dal torneo, raga. Me ne frega un cavolo, se rifà il torneo poi. Però, che cazzo. Guarda quest'altro, 4 ore per tirare. Dai, grande parata di Oblak. Ma Van Basten era del Milan, non era dell'Inter. Madonna
Ma questo me lo sono mangiato io, eh. Dai, dai, raga, ancora che mi dite che so io che so Rosicone, raga, dai, raga, non scherziamo proprio. Poi dicono che so io che so Rosicone, capito? No, c'è proprio internet che non va, raga, non c'è un cazzo da fa. Cioè, la squadra così handicappata non è mai stata, raga. Chi mi conosce che ci ha giocato contro di me lo sa. Guarda, ho tirato da 4 ore, raga. Porco Dio, ma dici che bestemmio. Oh, strano, non ho preso gol. Questo portiere del cazzo di prima della cazzata che ha fatto. Niente. Ci mettono 10 minuti, raga, per fare un passaggio mio. 10 minuti. Spingo X mezz'ora fa e da mezz'ora dopo mi fa il passaggio. Comunque apposta dicono che il My Club fa schifo tante volte, raga. E mo ve capisco. Come oggi non mai, guarda. Come oggi non mai proprio. Guarda, guardate che mi ha fatto, raga, dai. Ma di che stiamo a parlare, raga? Ma di che stiamo a parlare? Faccio il passaggio, mi sbaglio il passaggio da vicino, raga. No, che cazzo fa fatto sotto? Ho fatto sotto e là da dietro. Ma che è? Niente. Mannaggia la matosca. Sì, Angelo uguale, bravo, hai detto bene. Nelle divisioni mi facevo uguale oggi. Guarda, raga, guarda che hanno fatto, raga, ce l'aveva Neymar la palla, raga. Ce l'aveva Neymar la palla, raga, ma perché si è messo in mezzo con l'altro? Dai. Io non parteciperò più a un torneo, raga, lo dico già in diretta. Perché No, se devo bene. giocare, se devo giocare così, raga, mi dispiace, no. Se devo sta a farmi più per culo da Konami, no, mi dispiace. So, sembrerò Enzo Celeste a parlare così, però purtroppo è così. Oggi proprio i server non vanno proprio. Hanno deciso proprio di non andare oggi.
È perché, ragazzi, sono successe delle cose tutto qua. Non credo, ripeto in diretta, ve lo dico che Enzo non è cattivo, ma Enzo non può stare in mezzo ai gruppi, tutto qua. Dai, regà, cioè, regà, ma state a vedere, regà. State guardando, porco Dio. Poi dici che bestemmi. Me frega un cazzo che impio soldi qua su sto YouTube de merda. Ma state a vedere che mi ha sbagliato. Vabbè, non era facile questa, eh. Ma come, dai, stava da Era solo, defilata, benedetto. stava defilata. Ho capito, ma la deve mettere in porta quella, dai. Ma che stiamo a fare? Cioè, devo fare god. Guarda, manca il god a merda mi fa, guarda. Oh, ha Ah. fatto il god a merda, ha fatto. Ho capito, un bestemmia mi dite. Voglio vedere a voi se non vi funziona un cazzo che fate da soli, non diretta da soli. Io sono uno che prende a cazzotti il divano, ragazzi, per sfogarmi con PES. Ho detto tutto. Ma per forza, raga, bestemmi, è normale bestemmi. Peste te fa bestemmia. Oh, a te non ti hanno fatto mezzo errore i tuoi giocatori. Ci hai fatto caso? Mezzo errore che mezzo non ti hanno fatto a te. Insomma, ogni tanto mi capita che la voglio dar dritta e me la dar storto, cioè verso un'altra direzione, quello mi capita. Poi facciamo sostituzioni. Vai, vai. Vabbè, adesso dimmi, ah. Dai, ma guarda, andà, ha tirato questo. La mia nonna ha tirato. Sci tua, che te pagano pure. Dai, mamma mia, Oblak. Minchia, ho santo Oblak. Uso Mauro, c'hai ragione. Sì, santo Oblak proprio, ha detto bene. Dai, 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 Non mi dai, dai. tira! Non mi ha tirato! Dai, guarda Ma qua. perché non mi ha tirato? Dai. Dai, regà, dai, regà. Dai, regà, ma di che stiamo a parlare, ragazzi? Io ho chiuso con i tornei, ragazzi, ve li farò a voi, voi vi divertirete, li fate, fate come pare, ma dopo questa sera ho chiuso con i tornei, ragazzi.
So, sarò troppo rude, crudo come mi vedete, regà, però a fare ste figure di merda per i server non mi va bene. Dai, guarda che passaggio, raga, mi ha fatto. Guarda che passaggio. De pietà, faccio mo fa de testa. Jenny, invece mollo, lo sai perché mollo? Perché non mi rispondono i comandi. Quindi non me ne frega niente, va bene così. Va bene così, ragazzi. No, no, regà, io ci voglio perdere, regà, ma fidatevi, non mi hanno risposto i comandi proprio. E sicuramente avrò avuto un po' di problemi anche lo stesso Benedetto, eh. Non dico che sono stato solo io che ho avuto dei problemi con i bottoni. Grande Benedetto. Ciao caro, alla prossima. Non me l'aspettavo, inaspettato. Io spero che ce la rifaremo al di fuori della live e con un Sì, internet che va meglio. Spero che ce la quando vuoi, rifaremo. sicuramente. Perché veramente mi ha fatto veramente problemi su problemi stasera. Sì, lo vedevo che i tuoi erano un po' rincoglioniti, No, ma tu capita. vatti a vedere le altre partite che faccio di solito e guarda se No, gioco così. ti seguo, ogni tanto qualche live la guardo, figurati, lo so, per questo dico che non mi aspettavo il 2 su 2 addirittura di vincere. No, ma sono contento perché alla fine è meglio che passate voi che siete iscritti che io, No, ma insomma. che fa? Io già ne ho perse 3, di cui una ai rigori, quindi passare non passo. Va bene, dai, continuerò a Complimenti, guardare la complimenti live. comunque, Benedetto, Alla grandissimo. prossima, buona serata. Ciao, bello. No, raga, non c'entra un cazzo lo squadrone. Stasera è la prima volta, vi giuro, la prima volta in live che non mi hanno risposto proprio i comandi. E chiedete a Danny che ci ho giocato contro, chiedete a Lillo Number One, chiedete a chiunque se io gioco così. Mo vi vado, mi faccio vedere, eh. Ora vado a fare una partita in divisione, vi faccio vedere. Posso pure perdere le partite, raga, ma le gioco sempre fino alla fine. Sempre. I miei non hanno proprio risposto, è diverso. No, no, fidati Angelo. Proprio brutto brutto così. Va bene così. Bianca, Oi, perso com'è? andata e ritorno, i miei non hanno risposto ai comandi, ho giocato, mi ha fatto Ho giocare il visto, sono server di entrato ora che ho merda. finito ora con Ale. Ho visto che c'è scritto 2-0 per lui. Metti che, Ma metti già che sono uscito e manco faccio più tornei, faccio fa voi. andava male la connessione. Non tu mi conosci Nicolas come gioco io. Non Sì, mi io hanno con fatto. Conte non l'ho vista la partita, eh. Allora, non mi hanno fatto un passaggio come Dio comanda. Oh, il portiere mi ha fatto prendere due gol di merda che non puoi capire. Ti capisco perché sai quante volte me l'ha fatto anche a me, che è E allora, nervoso. se devo far torneo così, che devo perdere per i server, non mi va bene. Quello ti gira il cazzo perché non è che perdi se uno più forte, perdi se uno poco No, forte. sicuramente la Benedetto è anche un grande giocatore, ha giocato bene, ma ho perso veramente. Veramente proprio Vabbè, però che è stato ti costretto a penalizza parecchio. perdere, capito? Sì, va così non mi diverto.
E No, niente, perché io poi. se vai su Facebook e visto che abbiamo finito adesso, un'ora ci abbiamo messo Iale. Cosa Quindi, immagino. aspetta, vediamo se modifico il coso. Comunque, ragazzi, per il Quindi. torneo chiedete a Lebenny 86 e chiedete a Nicolas. Ok? Aspetta. Ciao Andrea Barba. Ciao Andrea Barba. Non ho mai giocato così ma io sono uno che sono rosicone, lo dico. Però fidatevi di me che non mi è mai successo come stasera che i server si sono messi proprio di merda, mai come stasera. Bianca, quindi tu hai Ah finito sì, tutte le scusa partite, Jenny. giusto? Ti mancava solo contro Paperinic. No, ho finito, io sono uscito dal girone. Sì, ok, però hai giocato contro Paperinic. Sì, Paperinic. Quindi Paperinic ha preso 6 punti, giusto? Andrea Barba, sì, Però mi devo ricordo ricordarti di te. che. Eh? No, stavo a parlare con un iscritto, dimmi. Quindi tu l'hai finite tutte le partite. Sì. Quindi sei a 7 punti. Quindi Crimina contro Paperinic. Eh sì, Paperinic devi ancora fare due partite. Quindi in questo caso Paperinic passa a 6 Chi ha detto che devi punti. crescere, mia? Regà, non litigate fra di voi perché non c'entra un cazzo sta situazione. So solo colpa mia che ho giocato con i server che sono andati male tutto il giorno. Quindi non Ma vabbiate con tanto, voi, Gianca, non hai visto vabbiate con anche la partita nessuno. no nostra in Coppa? Già te l'ho accettato, Jenny, sto entrando. Sì, apposta, hai capito tutto da quella partita, Nicolas. Però a Infatti io essere a fare queste ora figure di faccio. merda così non mi va. Cioè a giocare, perché va male Ho tutto, fatto non delle mi va. sim fino adesso perché sto facendo il lavoro da classifica. Però poi adesso ne provo uno online. E se va bene ne faccio un paio. Se no continuo a fare la sim perché tanto mi faccio delle nervose e basta. No, oggi chi gioca gioca e chi si sfida penso che va male. Sì, lo so Mauro, però. Non te posso rispondere, devo andare a denunciare la Conte stronzo. No, raga, a parte gli scherzi. Va bene così, non è un problema. Sapete che dovevo uscire, non è quello, però. Veramente. Pessima, pessima, pessima oggi. Pessima, pessima, pessima proprio. Non sono andati proprio bene i server in tutto. Cioè, mi ha fatto due gol che il portiere l'ha lisciata mentre era sua. E due gol che ha tirato il difensore l'ha lisciata e è entrato col giocatore in porta. Cioè, proprio. Lasciamo perdere. A me te lamenti molto, vatti a vedere altre partite mie se gioco così e poi mi viene a dire. No, io mi lamento col gioco, avversari che c'entrano, raga, avversari, se ha vinto è giusto che vinceva lui, punto. E però se mi faceva giocare era pure un po' meglio. Vabbè, ma ci sarà più sto problema, raga. Organizzerò tornei, ve li fate voi. E via. Sì, Benedetto, no, in teoria pure in pratica. Un punto a te e due a lui. Poi è stata una giornata di merda, sono stato nervoso tutto il giorno. Eccola come è andata a finire, pure in bellezza è andata a finire. No, non gioco regà perché se devo giocare per poi ecco essere così che oggi è andato male tutto il giorno il server e pure la sera mi ha fatto andare male il server. Non mi va regà, vedi la verità. Perché poi no per Benedetto ma è la prima volta che mi sfidava Benedetto. E sono passato quasi da pippa per come mi ha fatto giocare il server, capito? Io non gioco Ah così. no, Quindi mi serve. va bene così, basta.
No, infatti penserò, vi porterò Bullovenic, vi porterò RD2 One, vi porterò tutto quanto, raga. I tornei vi porterò, li fate voi e io vi guardo. Amore, non ci sto a giocare così, non ci sto. Ma sbagliati i passaggi, il portiere non me la parava, ha lisciato la palla 2 volte, dai. Ma come cazzo si fa? Vabbè, io non gioco più i tornei. Ma che fiore è merda, mo, masticazzi. Ma che fiore è merda, io so così come mi vedi. Non devo far finta di fare youtuber simpatico. Come rode il culo all'altri perde, mi rode il culo a me. Capito, ma basta, sta a fare una storia da 10 minuti, Ma basta. infatti basta, ti ho detto, non parteciperò più ai tornei, basta, punto. Li organizzerò con Ale Benny, farò divertire gli iscritti. Ma perde così, così no, ci sto. No, sì, Mauro, te capisco, però tutto il giorno mi fanno così, non va bene. Lo speriamo solo che domani mettono bella gente, se no manco spacchetto domani sera. Se non mettono bella gente, aspetto giovedì prossimo proprio. Metto dislike. Mettimelo, mostri cavoli. Ti giuro, non me ne frega niente. Sono proprio Basta, me. dimmi. No, mo me lo devo per culo così. Basta. Così me lo devo per culo. Perché così non mi diverto. Ah, vabbè. Olè, vedi, riesce tutto agli avversari oggi, ragazzi. Che spettacolo. No, agli iscritti li farò giocare, Andrea. Gli iscritti giocheranno. Io è inutile che gioco. Tanto non vinco perché sono bravo, perdo perché decidono di farmi perdere, punto. Quindi è inutile che gioco. E tanto è successo a me stasera, succederà a qualcuno di voi pure durante la settimana sicuramente. Poi Jenny, scusami, non è per te, ma sto giocando proprio senza voglia. Non te la pia male. Ma fate finita a discutere, raga. Ma davvero state a discutere fra di voi? Che devo staccare la live, raga? Fate finita a discutere fra di voi, che c'è veramente una stupidaggine. Ma cosa stanno dicendo alla live? Ma stanno a discutere veramente per niente. Non capisco il motivo. Sta a discutere per gioco, raga. Tanto il gioco decide lui, fa come cazzo gli pare a lui. Oh,
Lo sapete che io sono frocio per PES, ma FIFA su sta cosa dei server è molto superiore. Mi dispiace. Ma FIFA se sei più forte vinci sempre. Dai, raga, fatela finita, davvero. Stacca la live, ve giuro, eh. Dai, mia. Ma come, non ti dà fastidio giocare, leggere, giocare, leggere? Ma non sto a giocare adesso, sto. Cioè, sì, sto a giocare, ma non mi sto proprio manco a impegnare perché tanto non mi va la connessione, Io quindi. cioè, mi distraggo se gioco, leggo, gioco, leggo. Io ormai sono abituato. All'inizio sì, all'inizio non capivo un cazzo. Oh, raga, la fate finita. Te vi giuro che stacca la live. Porco Ah, due, parli col muro. almeno per rispetto di me, che mi conoscete, fatela finita. Stanotte ci danno le monete, no? La luna. Sì, penso, non mi ricordo. Dai, è inutile giocare, Jenny, sei più forte. Ma è stracciato. Andassero a dire che crimine si fa l'autogol per staccare la partita, a me ne frega un cazzo, raga, vi dico la sincera verità. Tanto stasera non mi gira un cazzo, è inutile pure continuare la partita. Dai, mia, falla finita, porco giù. Emiliano è un amico mio, raga, è fumentino, lasciatelo perdere. È peggio di me quando si incazza, quindi lasciatelo perdere. Basta, finita pure qua a scrivere e finisce tutto. Ma non capisce la gente, qui dici di finirla, va bene una volta, due volte, quindi ma 3-4. No, ma se devo portare live che so così, che basta una piccola cazzata per sbroccare, lascio perdere. Accanno proprio tutto. Cosa dici? Faccio 4 spacchettate, giochi a... Sì, però fatela Dai. finita, regà, porco due. Provaci, Nico. State a fare una caciara per in gioco, regà, ma che cazzo vi frega? Io ho sbroccato perché? Perché sapete tutti che i server di PES fanno cagare. Sapete tutti questa cosa? Lasciate perdere e basta, no? Dai, però, Mauro, pure te lo stai a continuare a sfruttare. Fatela finita, no? Dai.
Ma infatti Milano, regà, lo conosco, è un bel giocatore, in un bar. Non dice cazzate. Mauro pure, penso che è una brava persona. Fatela finita. Marco Borriello. Hai trovato? Sì, Andrea, ce l'ho Instagram. Mi chiamo Giancarlo Zaccaria su Instagram. Sì, ho sempre questa cazzo di sì, mi torna. Buono, l'ultimo, faccio 5 giri, boh. Palla oro. Ah, vabbè, una palla oro su 5. Ah Carlitos, ma che te sei Vabbè, impazzito pure te sì. stasera? Iscrivetevi al mio canale, ma almeno mo' va chiede. Ti passi stasera, ma che c'avete? Lascia aperte. Dai, raga, io stacco la live. Se vi va, ci vediamo domani. Volevo continuarla, è bastato un attimo che mi sono innervosito io, avete sbroccato tutti. Lasciamo perdere. Raga, che devo fare, raga? Vi devo bloccare. Non mi fate bloccare perché non mi piace fare queste cose. O va, finite che siete due persone grosse. A Mauro, però, canna, dai, a Mauro. E fatela finita. Che vuol dire lasciare sta Carlitos? Li conosco tutte e due, sono brave persone e basta, no? Una cazzata di pezza è stata a fan dramma. Poi sarà la live mia, raga. Mi è stata mancata di rispetto a me così. Dai, mettili solo in timeout, Black. Ciao mia. Vabbè, Mauro, ma te che ne sai che c'ho 80% di vittorie pilotate? Lascio perdere e basta, no? Pensa, proprio oggi ho detto, meno male che nel mio Vado a canale ci pisciare, stanno solo arrivo, brave Giac. persone, è stata sbloccata. Ciao Nico. Arrivo subito, eh. Sì. Stanno a sbroccare tutti. Sì, se domani mettono bella gente spacchetto, raga, se no giovedì prossimo. Lo so, però non te puoi pubblicizzare senza manco dimmelo, Carlitos. Siamo amici, ho capito, ma non si fa.
Vabbè, ma infatti hanno sbagliato tutti, raga. Avete sbagliato tutti, io non do ragione a Milano. Pure Milano ha sbagliato perché me conosce. Trattatemi male. Ciao Carlo. Ciao Lucanix, amico mio. No, ma non ce l'avevano con me Lucanix, sono mezzi attaccati loro per gioco. Sei sempre in live? Siamo adulti apposta, siamo adulti, accanniamo. Sì, grazie. Sì, sono live, Nico, dimmi. Ah no, ma era per sapere se è ancora in live. No, a me ti chiede scusa, Cosa Carlito, tranquillo. c'è lì a tutti? Ah, domani agente della Bundesliga. Se esce l'agente della Bundesliga non so se mi fa impazzire, sinceramente. Lewandowski, Robben, c'è già Robben Esce però. loro Robben, che mi dovrebbe uscire solo Lewandowski. Ma sì, poi veniva Robben, penso tutta la settimana per. Dai, pensiamo un'altra volta al gioco, raga. Dipende che devi di Dani, perché sì, c'è Luca Pack. Dipende che mi devi di, perché già gli animi sono belli nervosi stasera. Oggi ragazzi dalla divisione 2 sono passato alla 4 come se non ci fosse un domani, perché i server hanno deciso che devo perdere le partite. Io ti ho battuto, io sono arrivato in quinta. In quinta divisione addirittura. Ma lo dicevo a te o a Dale? A te lo dicevo, dalla 2 alla quinta. Che mi sono salvato, ma non adesso, oggi, eh. Ora sono in quarta, sto cercando di salire di nuovo in terza. Però dalla seconda ho rischiato di arrivare in sesta, ma di fila, senza. Sì, dalla seconda alla quarta, ragazzi, per i server. Stavo a 780, sono passato a 697. Ho detto tutto. Quanto sei di valutazione, Gianca? Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Ai miei, ma che sei matto pure te, tapi con me? Vedi che create, raga, alle vostre cazzate dei vostri litigi, create che la gente si disiscrive per i cazzi vostri. Avete capito? Che create? Ha detto se disiscrive e se ne va. Emiliano, ti ricordi quello romanaccio e 2 anni pure a cena qua? Ha scritto. Dimmi. È scemo allora. Sì, però pure te che hai scritto che io t'ho sminuito a te quando ho vinto contro di te non è giusto.
perché non ho sminuito nessuno io. Nelle partite normali te sei più forte, perché io non c'è gioco. Però addirittura io ti sminuisco a te, una cazzata è mia. Zio cane, zio cane. Io faccio il tiro a giro da tira sul primo palo, lui fa il tiro a giro sul secondo. Luca, di ricordaglielo che è un gioco, oh, perché mi sa che non se lo sono ricordati. Poi se risuccede una cosa del genere in live, raga, chi parla parla e chi comincia il litigio io blocco, lo dico prima, perché ne esiste una storia del genere. Va bene Andrea, senza castigliate Bravissimo. Luca lo farà. Sì, però che tu me lo dici, visto che comunque fra me e te c'è stata comunque un'amicizia, una conoscenza, ci siamo sentiti, addirittura ti ho invitato a casa mia e tutto, che tu lo dici in live, che io sminuisco gli altri è una cosa brutta. Tutto là. Cosa mi ha preso De Ghia? Io rimango Vabbè, sempre a scusami casa, alla quindi mia, con tutto il rispetto conosciuto e dovuto. Mia moglie non gliene frega un cazzo, né del gioco, né di te, né di tutto. Non si allargamo perché io mi pare che sto sempre molto rispetto a te. Ho detto, ma che sta a mettere il carico da 12 tu muoio? T'ha sentito, se ne stai. No, non hai detto niente di male, però in live, visto che mi conosci, se dici così mi fa passare uno che sminuisce l'arte, invece non è così. No, vabbè, ma Jenny, lo sai che è che oggi sono nervoso particolarmente, poi sento cazzate, non va bene. Vabbè, Mauro, però accanniamo. Per favore, posso chiedere, accanniamo proprio. Perché già mi rode tanto il culo stasera, eh. Famo divertire solo la gente che parla male, raga, così. Cioè, da che cazzo mi fanno i giocatori oggi? Ci stanno quelli forti, regà, che ci arrivano, non serve barà per arrivare a un punteggio alto.
parecchi che barano, cioè, però ci stanno pure quelli che ci arrivano, raga, quindi io personalmente ci ho giocato con lui e vi posso dire che è forte, non bara, non gli serve bara. Ma non vi sto a capire, raga, non vi sto a capire proprio le discussioni che state a famo. Ah, Mauro, ma sei sempre stata una brava persona pure, ma che ti è successo stasera? Non mi capisco. Cioè, raga, prendo qua da tutte le parti oggi, lo vedete? State a notare. Mo' sono diventato io una pippa tutto insieme, raga. Non credo, no? Beh, manco so giocare concentrato, perché ormai mi avete fatto partire l'embolo. Comunque, raga, se state così con sto nervoso addosso, io porto la live per divertirmi. Se è così, mi prendo una pausa di una decina, 15 giorni. Almeno vi sbollentate un attimo e poi si ritorna. Sì, gioco male perché sono nervoso, ma mi sono nervosito stasera. Ritorna! Mamma mia, implacabile Lukaku, quanto mi sei mancato! Ma che è qua?
Sì, infatti veramente una cosa, guarda, pessima e poco rispetto nei miei confronti proprio stasera, ragazzi. Mi dispiace. Proprio pessima stasera. Ragazzi, comunque volevo dire una cosa, dato che il gioco è giustamente un gioco a questa età, però cioè, si nota subito che il gioco è bugiardo, perché cioè, la mia squadra, 3100 di forza, cioè con Cristiano Ronaldo, Neymar e tutti questi top, cioè è una cosa allucinante perdere contro questa gente che Andiamo! usa Mbappé! Rebound o Scopri, che ne so, sfonda la Mbappé. porta! Magari. Cioè io non c'ho proprio parole, ma poi quando che voglio capire io non lo so come Dico? quando lo posso vedere in più, ma che cazzo sono Non è possibile che fa passaggio e metti in porta. Sono stavi per cazzo a tutti. Ha Bianca, fatto destra, bene. sinistra, Bianca. Non ho Bianca. capito, no, dimmi. Ha Mi senti, Bianca? Sento sì. malissimo io. Mi senti te? Ora sì. No, ma stasera mi siete regolati, raga, mi dispiace. Ma sta continuando a litigare? No, no, però mi hanno mancato proprio di rispetto stasera, non va Kim bene. Bembe! Kim Bembe! La chiude lui! Mamma mia! Il partitona! Raga, rispondetemi a sta domanda, poi chiudo la live perché non c'ho proprio, veramente mi sono cascate le braccia stasera. Domani se ci siete vediamo che gente esce e spacchetto, se no ci vediamo fra giovedì prossimo. Non porto live fino a giovedì prossimo, almeno vedate una carmata, vedate una rimensionata e se vediamo giovedì prossimo. Guarda cosa mi ha preso in fondo. Dimmi, Jenny. Non t'ho capito. Bianca, se quando parli con me, se puoi alzare leggermente la voce perché ci vuole proprio stare proprio. Sì, mo de Nicola Arso. Sì. L'ho massacrato questo qua. E pensa che ha fatto 4 tiri, 4 gol. Io ne ho fatti 18. 18 tiri, 15 in porta. Sì, però ecco, proprio Mauro e Gé e Emiliano, che sono due persone che comunque nel canale vengono spesso, proprio da loro non mi aspetto queste cose, capito? No, no, che c'entri dei Jenny? No, 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 io dico, mi hanno mancato di rispetto Mauro e Emiliano, visto che mi conoscono. E non va bene. Poi Mauro si è messo a litigare con tutti in live, dai, non mi piacciono proprio queste cose. Comunque ho fatto 8 giri prima, Bianca.
Ah, in beh. Solo una palla ora, quello un caro sono quando si Martinez, Te vado a fare una coppa insieme, Nico. insieme? Ok, tanto si gioca la squadra fatta ti invito. Sì, fammate una coppa, almeno mi svago perché già mi rode tanto il culo stasera. E Ho rispolverato l'implacabile Luca Cone. beh. È da un po' che non lo usavo. Te ci giochi bene. Ho battuto uno 890 Comunque, la cosa. apro discorso e chiudo discorso, ragazzi. Io oggi ho battuto un 1100, lui aveva Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Io l'ho battuto con Carrasco, Rashford e Salah, ragazzi. Questo vi fa capire questo gioco cosa è, ragazzi. Capito? Cioè, uno che c'ha CR7, Messi e Neymar dovrebbe vincere a occhi chiusi le partite, a meno che non gioca, a meno che è una pippa. Ma Ah non no, si può vabbè, però sai. vedere, non si può vedere che Rashford è più forte in attacco di una Aubameyang, di un Cavani, di un CR7, ragazzi. Questa è una cazzata immane che fa Konami. Non so se siete d'accordo con me, ma è così. Ripeto, sono quei giocatori che sono molto buggati. Io te l'ho detto che Rashford era forte. Proprio. Cioè, come dire, io ho giocato contro Girone, Giuseppe Palermo, che è un buon giocatore, è molto bravo. In attacco c'ha Can, quello dell'Hellas Verona. Can, È molto forte, però conta che è sempre una palla bianca. Cioè, non è. appunto è una cazzata. Allora stai a dire quello che dico io. Sì, no, infatti dico. Hanno E fatto il dei mio socio giocatori sta a che sono giocare, buggati. amore. Sta a giocare contro gli iscritti. Ma ti ho dato il vito che ti ho invitato, Sì, t'ho accettato, Nico. No, scusa, che sto sbarrella la cagapoccia perché una live de merda è stata questa. Manca pubblico, manco voglio i due spicci che mi dà YouTube per questa live, te dica la verità. Manca pubblico questo. Sì, pure Werner e Poulsen, l'altro dei due fenomeni. Cioè CR7 diventa una pippa. Non si può vedere. Dai, fa miseria. Aspetta, mi fumo una sigaretta e entro, Nico. Che Sì, sto sì. oggi. Sto proprio avvelenato oggi. Dai, ci rifacciamo online, dai, dai. No, poi mi sento di. Che io sminuisco avversari, no, mi fero del culo perché io non sminuisco nessuno. Minchia, c'ho Kimbembe che c'ho a livello 86 Kimbembe. Non ti ho capito. Quando ci sei.
ci abbiamo messo un'ora a fare quei lì e guardare le partite che mancavano e tutto. Comunque anche l'anno scorso Carrasco era molto come esterno molto forte. Ciao Master 86, grazie. No, ma sto nervosismo che voi avete, ricaudo, te ne va quando c'è il canale la live, perché io la porto per divertirsi. Se voi avete sto veleno nel mondo perché vi rode il culo dalla giornata di lavoro, magari sfogatevi a casa, sfogatevi fuori casa, ma non alla live mia. Che la prossima volta banno chi fa casino, me ne frega un cavolo. No Jenny, fidati, non so proprio io oggi, non so proprio stato io. Ma raga, del torneo che sono uscito me ne frega pure fino a un certo punto, perché se sono uscito vuol dire che dovevo uscire, punto. Però che si litigi in vanno bene. Vabbè, ma Jenny, non se la riferiamo quando l'online va meglio e giochiamo. Soprattutto, mo vi spiego una cosa. Questo per me è un gioco, un divertimento fare le live. E mi piace farla con voi e con tanta gente che mi segue. Ma io a casa ho moglie, figlio e dei pensieri, come tutti voi. Se devo stare qua a sentire voi che litigate nella mia live, io la lascio perdere, raga. Chiudo il canale e me ne frego prevalentemente le palle. Lo dico bello in faccia a tutti quanti, perché ho dei cazzi miei personali che non posso stare di qua e non posso stare, oltre che mi impegno a fare tante cose insieme alle Benny, a portare tornei, a divertirsi e tutto, devo pure stare qua a sentire litigi, non mi va bene. Sì, se vogliono litigare che si iscrivono in privato, litigano tutto il giorno. La prossima volta che si attaccano due persone, escono dalla live, si vanno a scannare su Facebook o su dove si vanno a scannare e fanno come gli pare. Sì, vabbè, ma Jenny, le persone che attaccano, vai, entrani cosa vuoi, eh. Le persone che attaccano uno perché c'ha valutazione alta, per me sono poverine proprio di cervello. Che se quello c'ha valutazione alta vuol dire che è forte, punto. Ma infatti l'account tuo non devi mai prestare. Ha sbagliato su sta cosa. Vabbè, Mauro, però vedi, Mauro, io non capisco perché stai a sbloccare così dentro la live mia. Mo te ci avrai i tuoi motivi, saprai i cazzi tua di come funziona PES, di impicci che fanno, ma non vieni in live a scrivere solo cazzate e attaccate con tutto il mondo. Perché mi manchi di rispetto a me così, Mauro. Oh, ma oltretutto, oh, ma che sei stupido, ma vaffanculo, ma vattene proprio a fanculo, ma chi te vuole più qua, oh? Ha sbroccato questo oggi, romper cazzo qua, ma vaffanculo, ma che davvero, mi viene attaccato nel canale, ma vaffanculo proprio, oh. Questo è scemo proprio, è arrivato. Sta faccia da scemo. È scemo proprio questo.
A Black, se rientra bloccamelo proprio se c'è qualche moderatore. Ma vaffanculo, me ne spotte dentro la live mia questo. Stasera oggi tutto insieme si è sfogato così, bam. Ma vaffanculo. Tanto so messo a vedere sentire, vaffanculo. Te lo dico un'altra volta. Mi viene a dire, ah, sei te stupido, sei te ignorante, non sei un cazzo non parlare, non dire cazzate. Ma che sei stupido? Ma vattene a fanculo. Una live mia viene a rompere i coglioni. Come si chiama una realtà sto Mauro? Che almeno lo blocco proprio in tutto. A me sei persone di merda che vengono a fare solo casini, non mi piace. Cosa faccio? Ok, giochiamo almeno. Sì, sì, vai, vai Nico. Così ne facciamo, sono le 11, ne faccio due e poi stacco. Ma sì, parla con alieni, parla. Parla con la droga, no, con alieni. Ha sbloccato oggi, questo è scemo proprio. Sempre venuto, sempre entrato, sempre tranquillo, oggi ha sbloccato. Ciao Ale Jordan. Bello è quello che parla e non gioca manco. Quello è bello. Ma chi è quello che mi dice? Uno che. Mauro Nardelli entrava di solito tutto tranquillo. Oggi sta a sbloccare con tutti. A me la gente che sbrocca con tutti nel canale mio può pure andare via. Preso un battè, me l'ha preso. Minchia, Piqué, Ramos in su, Varane. Minchia, ci ha messi bene. Che dice la formazione, Gianca? Io non capisco, non prende più forte perché mi ha preso Donnarumma al posto di Morales. Ho Donnarumma il tuo. Donnarumma può fare, no, è il mio 82, cioè per tuo. No, non lo faccio Fortnite le Jordan, non mi piace. Poi io regà, sono così, io sono crudo e nudo quando mi incazzo, Non faccio il bello perché c'ho il canale. Io sono così pure nella vita. Se ti domandano a fanculo te ce manno. Sei pronto? Sì, vai, vai. Cerchiamo da dirti se un po'. Ma infatti che cazzo cambia che se sta avvelenato uno c'ha la valutazione alta, ma che cazzo gli frega questo, boh. Scusa Gianca, ma se tu sei su YouTube o cosa lì, non ti va peggio la connessione? Grazie Emanuele, non t'ho capito. Cioè, io se mentre gioco c'ho la live, mi va Beh. ancora più lenta la connessione. Beh, forse un pochetto sì. Ma Stavo dare, ma non capivo se eri fuori gioco o no. Dove sei? Non devo. Purgalo. Grandissimo. Sì, è Aspetta. vero, col Barcellona il mio amore è fenomenale. Copri dietro di me.
Cazzo. Sì, mi ha battuto Stefano. Un giorno mi ha battuto con il Barcellona, mia moglie. Nel 2017. PES 2017. Comunque non prende più forti alla fine, eh. Perché a me Lukaku non l'ha preso. No, infatti. Niente, si mette nulla a fare i passaggi. Oggi i server sono così, Nico, c'è un cazzo da fa. A parte che stanno a fare manutenzione, forse sarà quello, che te devo dire. C'è Lukaku, l'ho appena usato, non ho cambiato né formazione né niente, ma non mi dà Lukaku. Perché lì in mezzo che c'è Cavani davanti. Wow. Ma guarda che passaggi che sta facendo. Hai Che visto? passaggi sta facendo. Ciao Leo Jordan, buonanotte. Uè bro. Ciao Ale. Com'è? Tutto bene, Niente, sempre. stasera hanno sbloccato in live e non mi è andato bene manco per cazzo. Chi è che ha sbroccato in live? Un altro deficiente peggio dentro Celeste. Si chiama Ma Mauro va, ma Nardelli. come si chiama? Oh, Mauro Nardelli. ho capito chi è, Mauro Nardelli. Chi è? Deficiente, chi è? Ma cosa ha detto? Ma ha cominciato a sbloccare con tutti perché c'aveva una valutazione alta, lui ha sbloccato, ma che cazzo gli frega lui che c'ha una valutazione alta un giocatore, non lo so. Ah sì. Intanto buonasera a tutti ragazzi, eccomi qua. Guarda che Come culo sono questo. andate le partite? Mi hanno detto che Paperinit, che stavi giocando con Paperinit, Zubax, quello che ci ho giocato io, hai perso, è vero bro? Sì, sono uscito, ma non credo manco più che partecipo ai tornei. Se. Tutte e due le hai perse. Forte. No, Paperinit. i server. Vatti a vedere le partite e mo decide, senza che te dico niente. Minchia. Vatti a vedere le partite e mo decide. Lui è Non ho capito, sicuramente. sono in questa live, Sì, è bravo lui sicuramente, non dico niente su di lui, è un gran giocatore. Ma vatti a vedere il portiere mio che ha fatto e va a vedere i giocatori miei che facevano. Una Ma con cosa chi ho stai? capita, Con chi no, stai giocando adesso? con Con Nicolas, Parigi? sì, Coppa? in Amichevole coppa, stai facendo? sì. Con, contro gli iscritti? No. Ale, No, tu visto che ne hai vinto uno ai rigori, quindi sei passato per seconda. sì, io l'ho vinta anche la seconda. 4-2 ho vinto. Non l'ho L'ho visto perché pubblicata ero la foto. seduto. Ho pubblicato la foto, le ho vinte tutte e due. Sì, Grande. no, poi adesso finisco di giocare. Allora, vuol Sapete dire la connessione se gli mia, raga. altri se qualcuno ha giocato, Nico? Hai visto qualcosa, qualche foto? No? Passaggi di merda che... Guarda questo qua. Grandissimo.
però devono giocare gli altri, cioè. E quindi scusa Gianca, del tuo girone chi è passato? Non Quello lo so. number one è fatto per inizio. Mi sa di sì. Ma per inizio ne deve fare insieme ancora due. Ah, deve giocare ancora due partite. Sì. Una sicuro mi sembra. Cioè quindi deve giocare contro un altro partecipante del gruppo B andata e ritorno. Allora, Paperinic deve giocare contro Giocondor e contro The Animal. Ah, deve fare quattro partite ancora Paperinic. No, The Animal mi sa che ha vinto. Cioè Paperinic ha vinto con The Animal, mi sa, non mi vorrei sbagliare. Io non ce l'ho Paperinic qua. I risultati di Paperinic. No, pagina 3, pagina 4, non ce li ho. Meno male, perché se sentiva un gol così era proprio scandaloso. Ma perché tanto io oggi non va bene niente su sto gioco, quindi il mercoledì non farò mai più partite in diretta e roba, perché quando fanno manutenzione ai server va tutto sballato. Ma guarda che... Li facciamo entrare Griezmann. Eh sì, entra Griezmann. Al posto di chi? Di Dybala. Sì. Oppure mettiamo Dybala al posto di Neymar sulla fascia. Che dice? O Neymar lo vuoi lasciare? No, Neymar no, levalo tranquillo. Ma Gianca, sai qualcosa sulla gente di domani? Domani ci dovrebbe stare agente Bundesliga. Agente Bundesliga, quindi solo giocatori che giocano in Germania. Sì. Capito. Però non è niente di sicuro. No, penso quasi al 100% è lui. Ok, però. Affanculo. Andiamo. Almeno il gol. Dybala e inventa lui l'assist. Io mi sa che Ale, mi senti? Dimmi tutto, bro. Io credo che mi assenterò per un po' al canale. Ok, bro. Motivazione fa girare il cazzo in live. La motivazione che non esiste quello che è successo e non esiste proprio che sbroccano per una valutazione di un giocatore che uno ce l'ha più forte, uno ce l'ha più debole. Porca puttana, me la sono persa io questa. Non esiste proprio. Ma con chi si è acchiappato sto Mauro Nardelli? Ah, ma mi ha preso di petto pure a me, oh. Per me è finito, per me può pure non venire più al canale, cioè. Ah, pure con te se l'è sfogata sto qua. Sì. Ho detto vabbè, ma uno c'ha. Stavo a parlare, pensa che lui se ne era pure uscito. Sì. Gli ho detto uno può averci una valutazione di 1100 perché si vede che è forte. Ma ha scritto, certo. Ah, ma non di cazzate, mi ha detto. Ma è sta fuori, oh. Ma sì, ma è dai, quello che c'è. Dice dei codici, dei lag. Sì, delle sì, cose, tutte minchiate dice. Sì, ho capito. Ma vaffanculo, ma la Bundesliga non ti dico esiste solo che ho mandato a fanculo non in diretta. Ma vabbè, Ale, quando ce va. Dimmi, brother. Allora, devi guardare nel gruppo di... come si dice? Dimmi. Sotto, se vai su Facebook, io adesso quando non riesco. Nella foto okay. Che ho messo io, sai, della classifica. Aspetta che vado. Poi sono tutti gagliardi a scrivere cazzate tramite un messaggio. Vorrei vedere faccia a faccia se poi fa così. Guarda il primo commento, metto uno che Matteo, ha... Matteo Varane, io ne ho 13, non 12.
Prendi un attimo se hai voglia le partite che ha fatto, almeno controlliamo subito, adesso finisco. Ok. Accendo la luce che non ci vedo una sega, mi fumo una siga, tanto se tu stai giocando. Mi sono già l'11 e un quarto. 11 e 10. L'hai fatto uscire te, Zacca? Sì. No, ma chi mi manca di rispetto così se ne può pure andare a fanculo, ma chi glielo dice di entrare al canale? Ho mandato a fanculo 5-6 volte, almeno, se, anzi se ne ha capito te ci rimando a fanculo, almeno se mi vedi te ci rimando un'altra volta. Io non so uno che fa il lecchino o che fa il bel sorriso sempre per tenersi iscritti, raga, se mi mancano di rispetto io so così, pane pane e vino a vino si dice a casa mia. Sì, era già un paio di volte che parlava di cose, di... Era già 3-4 voi lo volte diceva vedete... cazzate e Sì, io ho detto niente. voi lo vedete come un gioco, non è un gioco, Bravo. dietro c'è Poi, questo, dietro c'è quello. Mi ricordo pure Angelo, ho che gli aveva detto una detto mia allora perché idea, giochi? senza offendere nessuno, ho detto una mia idea. Ok. Quindi E ci cos'hai può detto, sta o non Bianca? ci può sta. Ho detto per me chi ha una valutazione 1100 vuol dire che se la merita, comunque è un bel giocatore. Ma ha scritto ama, non di Certo. cazzate. Ma sei stupido. Sì. Io ho detto, ma stai a giocare, ma sei stupido. Ah no, sei stupido te. Ah sì, ma vattene a fanculo, io ho detto, va. Ma chi te se incula, oh. Ma porca E puttana, davvero, sì, che gente davvero. che c'è, che gente che c'è. Cioè, Ma non è che comunque io ho non detto devi Mauro smettere di Nardelli, non è fare che ho la detto live che Mauro ti Nardelli allontani, dice ti fai il cazzate, canale capito? che Si è ti fai presa il sul nervoso per personale. gli altri. Su Cazzo, ti fai il Whopper. nervoso per gli altri, bro. No, perché io vengo qua per divertirmi, se devo Ma venire sì, e è vedo gente tanto che così, lo litiga nella sai. mia live, e vedo gente che si innervosisce nella mia live, e oltretutto mi risponde così, io evito proprio da fare live. Faccio video come Ho fanno tutti, capito, però arrivederci. è così. C'è il canale, ieri è entrato in socialessa a Ah sì, mezzanotte e Giacomo, mezza, ha rotto i fegato, coglioni di io nuovo mezz'ora. lo so, ho visto C'era tutto. Angelo, c'era altri ragazzi. Cosa, Nico? Guarda le partite di quello lì che ha commentato. Sì, adesso finisco la sigla e te le guardo subito, eh. Almeno intanto che è in posto. Ne facciamo un'altra, Gianca? Sì, Nico. Poco poco massacrato, Io intanto sto facendo due sim per salire No, di ma CPU Jenny, per giocare tranquillo, ma io venerdì. non me ne frega, se uno vince più forte di me ci stanno, regà, mica sono onnipotente perché c'ho il canale, eh. Ce ne stanno milioni dei giocatori più forti di me. Allora, Gianca e Gianca, Ale, Dimmi. prendi il gruppo perché mi ha detto Matteo Vara che dovrebbe avere un punto in più. Sì, Mattevara è Prendi un attimo gruppo il C. gruppo C e Sì. Però io ce li ho dimmi. sparsi ai risultati, non ce li ho gruppi come... No, sì, no, Capito? nel senso, ma dimmi, Matteo Vara contro il Marchese cosa ha fatto? Allora, Mattevara contro il Marchese l'andata ha perso 4-2 e il ritorno ha perso 2-1. Quindi 0-0. Con Sposito? Aspetta, Allora, aspetta che io aspetta. scrivo. Allora, quindi, col ma il Marchese Lo so Angelo, ma ha stasera non mi è perso piaciuta proprio la situazione. Non mi è piaciuta sia per l'andata che ritorno. Poi, con Esposito. Aspetta, Martevara, Sposito, andata 2-1, vinto, no, per Per Matteo. Mattevara, sì, vinto Mattevara e il ritorno vinto. Esatto. Dimmi, dimmi. Andata con Sposito 2-1 per Mattevara, ritorno con Sposito 4-1 per Mattevara. Quindi si è andata che ritorno vinta. Sì. Ritorno. Vinta. Quindi sono 6 punti. Con Giovanni Basket. Con Giovanni Basket andata vinta 2-0. Allora, con Giovanni Basket. Andata vinta 2-0. E ritorno perso 2-1. Andata vinta ritorno
adesso, quindi sono altri 3, quindi sono 9 punti, giusto? E manca con Sì, Grovil. andata. Aspetta, che te lo cerco con Grovil. In caso ce l'avevo sotto mano. Ok, qua. Andata con Grovil, vinta 1-0. Vinto E e ritorno ritorno. perso 1-0. Ma perso 1-0 rigore o no? No, qua io ho 1-0. Ah, in teoria 3-9-12. 12, c'ha 12 punti allora. Infatti domani dovevo portare un ball opening, ma non lo porto, Vale. Se vuoi portarlo te, fai tu. Domani vado a fare calcetti, lo portavo venerdì. Ok, allora Vale. domani non si fa niente. Dai, Quindi tu. bro. Cazzo te ne frega, bro. Io Lo ci so. so. Hai giocato contro Zubats? Così dai motivazione a loro. Sì, ho giocato con Zubal. Quindi il vostro girone è finito. Sì, il nostro girone è finito. Passiamo Ok. io e Quanti Amedeo punti fate? vinto. Hai vinto una ai Ho rigori, giusto? vinto una ai rigori. Adesso non mi ricordo quanto, comunque ci sono le foto. Vabbè, una ai rigori e l'altra secca, no? E l'altra 4-2 ai 90 minuti Quindi regolamentari. hai preso 3 punti più 2, 5. Ne avevi 6, vai a 11. Passiamo io a Medio Pinto. 11. E poi Zubax rimane Va bene, Diegolami. Guarda, ce l'hai Nicolas, ce l'hai No, Zubax Diegolami. non prende un punto che ha perso ai rigori. Sì, un punto Ah, sì. sì, è Come vero. Marco il Matador, giusto? E invece, Mia sì, moglie è blocca tutti, ha tornato, adesso detto. che aveva un punto in più, chi è che era? Cosa, Nico, non ti ho sentito? In live, uno ha scritto che aveva un punto in più. No, Mattevara. mi sembra quello che ha giocato Criminal. Proprio il nick sarebbe coso Benedetto, quello lì, come si chiama? Sì. È Mi sembra meglio, lui. mo me so. Invece di avere 6 mi sembra 7 punti. Gianca, non capito, ne facciamo un'altra? Sì, no, c'è Diacolami che vorrebbe unirsi a noi. Allora, fai una cosa, facciamone una in due che mi trovo meglio in due, poi giochi con loro, io poi stacco. Ok, Ah, perché stacchi te? Eh sì, faccio questo poi stacco. Così poi se voglio giocare un po' con lui. Perché in tre non è che mi faccio tanto. No, in tre manca a me la coppa. Vabbè, Diego, allora fammi fare questa con Nico, dopo te ne fai un'altra con me. Quindi in teoria mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6 partite in tutto. Devo sdraiare sul divano perché sono nervoso, cotto e distrutto moralmente oggi. Ale, Dimmi. Controlla le partite di Diglielo, Paperinic. Freddy. Non ce li ho. Non ho le partite di Paperinic io. Io so le due che ha fatto con Gianca adesso perché. Come sono andate le due partite, Gianca? Io ho Paperinic segno perso. due, ne ho con Lillo number one e basta io. C'ho Paperinic, due partite. Ma dopo manco mi Gianca, ricordo il risultato. tu Dimmi. no, tu hai giocato contro Paperinic? Sì. Boh, allora un altro ha detto che aveva forse un punto in più, ma non so chi. Lillo Lillo number number one one contro contro Paperinic ha Paperinic vinto ha sia vinto sia l'andata che il l'andata che il ritorno. ritorno. Eh sì, Paperinic ha Paperinic ha perso due perso due partite partite con con Lillo number one, 1-2-0 e 1-3-0. L'uniche che ho io di Paperinic. Riesci ad andare nei messaggi della live, Ale? Un attimo. Perché uno ha scritto io dovrei avere un punto in più, ma vabbè, solo per controllarlo. Era Mattevara quello che dicevano, no?
di ogni anno dice ragazzi giochiamo il nostro girone, tengo 7 punti e mi manca da giocare 3 partite, ritorno siamo già in campo. Sì, sì, vai, vai. Va una merda di views sto torneo. È venuto un casino, Sì, ho sentito solo lamentele, solo cazzi, mazzi, più gente del merda che entra in live rompe i coglioni. No, però i partecipanti sono rimasti soddisfatti, dai, io adesso parlando con Zubax, con Matteo, con Cigno, cioè, alla fine è un po' l'organizzazione un po' di merda che abbiamo avuto, ma perché il primo sono entrati 22, poi se ne sono andati 2, poi se ne sono andati altri 2. La prossima apriamo le iscrizioni il lunedì, le chiudiamo il venerdì, le iscrizioni, così abbiamo tutto il tempo di farlo bene, e poi nella settimana che entra dal lunedì le facciamo partire. Facciamo 16 squadre, 4 gironi da 4 a punti, senza supplementare né niente, 3 punti chi vince, 1 punto chi pareggia, 0 chi perde. Ne passano 8 e poi da lì facciamo andata e ritorno quando siamo in meno. Sì, andata e ritorno quando so 8, dici. Sì, quando siamo in 8, andata e ritorno, senza impazzire, e boom, più di 16 non lo facciamo, e boom. Così ognuno del girone deve giocare solo 3 partite, magari le facciamo da 15 invece che 2 da 10, una da 15. E poi agli ottavi ne facciamo andata e ritorno 2 da 10. Chi vince questo torneo ha il diritto a partecipare, io direi subito. Ciao Maurino. Se vuole. Sì, no, ma io al prossimo non partecipo. Dai, è bravo. No, vabbè, poi vediamo come va. Ma va, non esiste. Non fai tu, non lo faccio neanch'io. Vabbè, che c'entra, te lo puoi fare, no, dire. No, le cose le facciamo assieme, le facciamo, bro, dai. Partecipi. Cazzo tene dei coglioni che entrano in live, li mandi a fanculo e buon, sai quanti ne manderai a fanculo ancora? Sì, però da gente che mi conosce non mi aspetto. Per eliminare persone che dici, questo lo mando via. Eh sì, per la selezione, boh. Tanto quando ti capita, partenza celeste, questo c'era lo piccoglioni, hai sempre fatto i botti in live, bravo. Dai. Poi adesso ti è andata male al torneo, boh, magari il prossimo arrivi in finale. Sì, no, ma mi è andata male, va a vedere le partite di stasera, poi me lo dici. Sì, va male, sì. Io ieri ho perso come un coglione, ho rischiato di non passare, l'ultima partita se vinceva lui passava lui. Sì, però se io devo perdere... Perché con a medio quinto gli ho regolato palla con Salah. Lo so. Ho visto la partita. No, ma se tu vai a vedere le partite, no? E vai a vedere il mio portiere che ha fatto, poi me lo dici. Ho capito, c'è sta fino a un certo se punto. Te gira i coglioni perché sei uscito. Mi giro, no, ma a parte quello, mi girano i coglioni che nella mia live vengono e vengono a litigare nella live e tutto, non va bene. Sono così, dimmi, devi fare. Mandi a fanculo, li blocchi, non vengono più e bombe. No, ma poi, cioè, ti rendi conto, stavo a parlare, ho detto solamente... Se hanno 1100 di valutazione certi giocatori vuol dire che se lo meritano. Entra questo ma non spara a cazzate. Ma sto ciccione porco de merda che c'ha una faccia da porco. L'altra volta era lo stesso che diceva che vaffanculo. Torito non è capace, non è un fenomeno lì. Sì, e Torito gli rompe il culo, no, non è un fenomeno. Ragazzo, quello è campione del mondo di PES. Il campione del mondo di PES non è buono, è Torito. Ma vaffanculo. Vice campione del mondo. Ma vatta a mangiare un altro panino che sino porca, si dice a Napoli. E Torito non è buono, è come dire che c'è Resetta e una pippa. Pensa questo quanto ci capisce. Sì. Allora, Matteo Varano mi ha scritto. Con Luca Ale ho perso ai supplementari, quindi io 1 e lui 2. Ne ho vinte 4 e una persa ai supplementari. Con Luca chi cazzo è Luca? Dov'è? Con Luca Mattevara, Luca chi è Grovil? Giusto? Nico? Luca è Grovil. Ma Enzo, ma non c'è un cazzo da fa pure te che entri a dire ste cazzate?
perché il gruppo C di Mattevara è composto dal Marchese che è Ricchi, Sposito che è Francesco, Giovanni Basket che è Giovanni, Mattevara è Grodi, Perché le non c'è sarà una vita, Spoluca Enzo, 4. purtroppo. Non c'è una vita, apposta entri nel canale. Perché a me mi hanno insegnato nella vita la dignità. E se uno mi bannerebbe in un canale, non Quindi c'entro più. Solo dici che deve avere un che siete che contributo c'è adesso dignità. questo Vabbè, quelle sono cose e sue. allora sì, ha perso con Giovanni Basket, no, con Giovanni Basket, Gianluca e Grovil, no, ha perso 1-0 e ha vinto 1-0. Questa qui Avrà, grande Gianca, avrà perso una partita ai rigori. Luca Vizio. Ma magari scrivimi in Ah, privato. sì. Ha perso ai supplementari, al 120esimo, ha ragione, a 13 punti. Ho mandato la foto adesso. Ma che culo, ho fatto. Però scusa, ai supplementari è sempre 0 punti, eh. Ah, è vero. Non lo so di Io che adesso gruppo parla. glielo dico. Io gli ho mandato i messaggi con i risultati che abbiamo scritto noi. Sì, glielo dico. Oppure mandaceli anche Ma a tu. te, se perdi ai supplementari, prendi 0 punti lo stesso, prendevi un punto se perdevi ai rigori e lui ne prendeva due, capito? Entro i 120 minuti prendi 0 punti, bra. Per quello sono 12. Guardami. Ma se tu vuoi seguirmi, Enzo, sul canale, nessuno ti dice un cazzo. Ma sui gruppi tu non sei fatto per stare sui gruppi. Mi dispiace perché crea disagio, stress e nervoso con gli altri. Poi sta stronzata che dici in giro che mi hai fatto fate che io stavo da solo come un cane sui canali e mi hai fatto fate 700 iscritti 7 mesi fa che neanche te conoscevo 7 mesi fa. Quindi evita da di cazzate almeno. Stasera mi ci trovi, te lo dico, stasera mi ci trovi proprio. Davanti una porta. Bon, con Matteo tranquillo, aveva capito male. Ah, ok, lui pensava che il pareggio fosse. Sì, pensava che il pareggio supplementare non era punteggio pieno, né per quello che vinceva né 0 punti per quello che perdeva. Esatto. Chi è che ha fatto il rigore? Ma che ne so, nessuno gli ha fatto. Ma gliel'ha regalato. Infatti con la pubblicità mi hai Comunque aiutato e Gianca, ti posso ringrazio. chiederti scusa, che noi da solo non riusciamo ad andare in porta. Se ce la Però sì, passiamo no, ho fatto riusciamo a 15 vincere. iscritti con te, quindi non dire che me l'ha fatti fatte perché è una cazzata. Lo sai che io parlo bello chiaro in faccia, Enzo, e stasera mi ci trovi bello pulito a farmi rosicà. Tu sei una brava persona, ma non sei una persona che può stare nei gruppi, perché dici solo cazzate, crei solo disagi, stress e minchiate. Se mi vuoi vedere sul canale entra, non te banno neanche, fa come cazzo te pare, però sul gruppo finito. Stop. No, non so l'arte che capiscono sempre male, Enzo, non fa sempre la vittima del cazzo, perché pure te rompi i coglioni a tutti, e allora automaticamente se rompono i coglioni pure l'altri. Hai fatto un dramma per 2 partite che hai perso con Ale Benny, che pare che ti hanno ammazzato la famiglia, e dai. Poi ti ho avvisato 3 volte, ti ho mandato pure un messaggio in privato. Enzo, tu fai parte del nostro gruppo, quindi state calmo, ragiona e non rompere i coglioni. Tu sì, non ti preoccupare, quello e quell'altro hai continuato fino alle 3 di notte. Cioè, hai sballottato le palle fino alle 3 di notte, non va bene. Vedi, per dirti, Ale Benny è più calmo a parlarti, ho visto ieri quando ti ha parlato, io non so calmo, purtroppo sono molto spietato quando mi innervosisco. Allora, di che ti esprimi male tu e dici però tante volte esageri e dici cazzate. Uno te lo dice per il tuo bene, perché alla fine tu ti accanisci per un gioco e ti accanisci per niente, perché il gioco non ti porta da mangiare a casa, non ti porta i soldi a casa, capito?
Eccomi qua, vieni qua 1-2, dove vai da solo, Gianca? Sto sblocca. Purtroppo non Lo so, sblocco, vado un tilt. giochiamola. Lo so che sei nervoso, però giochiamocela così Stasera senza capirai, ci problemi. mancava solo Enzo, un bellezza, mo chiuso Dove sta proprio. mia socia, Claudia? Cara Camomilla. Ho capito, ce l'hai con i tuoi giocatori, ma hai cominciato a di cazzate su Ale Ben in tutti i modi. Lui è il mio socio, se io devo scegliere tra lui e te, tutta la vita lui. Capito che ti voglio dire? Perché Grande io brother. l'ho cercato io nel mio canale a lui perché mi piaceva come ragazzo e come, perché portava un canale a come me, capito? L'ho cercato io. E se tu me lo sminuisci, per me vieni terra concimata, diventi, capito? Finito. Capito come la penso io? Guarda che culo questo. E poi soprattutto una persona come te che comunque non sei un ragazzino, ma aspetto un po' più di cervello. Punto. Lo so, non. Fatemi un attimo ripia perché mi sto proprio a avvelenare. Lascia aperto, rispondo dopo Enzo, sennò poi ti rispondo male e non mi piace. Ah, guarda che se si è magnato. Apposta Jen, io purtroppo so così, sono uno che non la perde mai la karma, ma quando la perdo cascherebbe pure il muro del Berlino. Quindi macello, capito? Vabbè che è già cascato il muro del Berlino. Ho capito, ma uno ti può pure risolvere i problemi della difesa e dell'attacco, Enzo, ma non ti può risolvere i problemi che sfragassi le palle nei siti, capito? Quello non te lo può risolvere nessuno, a meno che capisci che va rispettata la gente che sta nel gruppo, vanno rispettati gli altri, e allora si può risolvere qualcosa. E che come ti dicevo io, Enzo, è solo un gioco. Non È prendermi solo male, un dimmi chi è gioco. l'altro, Gianca. Scusa Nico, ti ho detto non ci sto proprio adesso. Lo so, però dobbiamo vincere, Tacci tua. Io mi finisco una sigla e vado a dormire. Esci tu che vado in mezzo. Piano. Tua moglie fa posso? Mia moglie? Grande. Sì, posso, affetto. Sì, perché lei è molto educata, io quando perdo la calma invece non guardo in faccia a Sì. nessuno. Anthony. Ti Sì, dico ma solo che. camorra Jenny, bisogna cambiare le basi e poi adatti al tuo gioco, ma bisogna cambiare anche il comportamento, la reazione, Bravo, come bisogna cambiare uno pure il vince o comportamento, come non solo uno le basi del perde. gioco. Io pure ho rosicato stasera a perde così. E infatti poi Ma chiederò non è che scusa a bisogna Benedetto perché non ce sempre l'avevo con insultare. lui. Però non bisogna né insultare e né sfracassare le palle fino alle 4 di notte, visto che uno c'ha una famiglia, capito?
Pure tu dici che il portiere stasera ti ha fatto le minchiate, come la difesa di Enzo Celeste ti ha fatto le minchiate, ma non è che la porti su tutti i canali e vai a fare un manicomio che sei uscito dal No, ma non me ne frega portiere. un cazzo. Io Anzi, però dai, la cazzo. cosa che non accetto Forse di Enzo abbiamo 10 Celeste anni, è ci che abbiamo. mi è andato a sputtanare su altri siti dicendo che sono un uomo di merda. Questa Sì, cosa ma non tanto. l'accetto perché mi pare che io, dopo che mi hanno detto peste e corna su di te, t'ho accettato e t'ho accolto sul mio canale e t'ho accolto sul mio gruppo Facebook. E solo per questo dovevi trattarmi bene. Invece, appena ho avuto mezza discussione, va a parlare male di me. Lo sai come Lo si chiama so. così a casa mia? Uno che fa così, infame uno che fa così si chiama a casa mia. Mi ha pure fatto svegliarmi Fio per strillare, porco Dios. È giusto così, Gomorra. Ti fai una risata, poi lo sclero sarà tutti, cioè c'è la competizione di mezzo, è normale, però cioè, fino a certi limiti, fino a certi limiti. Vai. Lo so, Guarda, ma io se fa adesso così. domani c'è un'altra giornataccia di lavoro. Siamo in due. Poi domani Ci c'è la aggiorniamo per discussione il che farà il messaggio, anche per il gesto. giornale Giancarlo. Sì, ci sentiamo. Io vi rispondo Va poi alle bene. 5 quando arrivo, oppure se riesco a scortare da Ok. router al mio collega che sono senza internet sul telefono. Notte, Buonanotte, Nico. ciao a tutti. Notte. Ok. Notte, Gianca, vado pure io. Domani, Notte, notte. Gianca. Appena trovi 2 minuti, sprona a giocare ste partite. Occhi monitor, Sì, le ok. partite. Ok, io ti mando la foto che mi ha mandato Nico delle partite che sono ancora da giocare, sono quelle rosse a fianco. In privato, su WhatsApp te le mando. Ok. Va bene. Ok, le ho Senti, io mandate. voglio chiudere la live, chiedo scusa a Diagonami, poi ci rifaremo le partite, ma tanto non ci sto stasera, quindi è meglio evitare. Tanto domani sera non mancate del 21:30 Super Ball Opening Criminal 7 Gamer. Dovrei, ci penso, domani ci penso e vediamo se lo porto. 250.000 GP, dai. Dai, ci vediamo. Ok. Ciao a tutti ragazzi, buonanotte. Ciao a tutti.